Nella prima sfida dovrete costruire una barca e con essa attraversarci il canale di Goiki. Vince la squadra del primo concorrente che taglia la linea del traguardo e un membro della squadra perdente verrà buttato fuori dal gioco. Ragazzi, ho un piano. Loro ci stanno lasciando usare i materiali per mucche e rifiuti. Noi potremmo utilizzare il generatore motore di sensore qualcuno mi sta ascoltando? Ehi, certo che no! Noi non vogliamo usare il tuo piano! È troppo difficile da elaborare! Non mi importa quello che dici, io voglio solo provare! Ehi, posso buttarti sotto se voglio! Tu stai mentendo, tu non lo potresti fare, il tuo cervello è troppo piccolo per poter fare questa cosa. Stai più attento! La barca è pronta! È proprio magnifica! Sì! Allora, dov'è il mio yacht? Sì! E questi sarebbero i nostri remi? Figo, sono un remo! Sì, parte! Motore! Cosa sarebbe questo? Fiore! Il tuo yacht! Stiamo per vincere! Si sta allontanando! Non ho intenzione di salire su quel coso! Mi sento male! Male o bene, abbiamo il motore! Wow! Non tenermi sott'acqua per più di 30 secondi! Oh, eccoti! Ci serve un remo! Ho paura! Ghiaccio e foglia? Odio rompere il momento, ma abbiamo appena passato lì nel traguardo. Attenti! Un albero! Cosa? Di bene e meglio! Ci sono troppe persone su questa stupida barca, perciò dobbiamo gettare qualcuno in mare! Ragazzi, il traguardo sta solo 20 o 30 metri di distanza! Possiamo nuotare! Ma non so nuotare! Andiamo, fiammifero! Nuota insieme a noi! Non posso, non ho più energie. Ehi, sento delle voci. Ehi, ma sono palla da tennis, palla di neve, palla da golf, ago, goccia e rock. Sopra spongi? Ragazzi, anche l'altro team si sta avvicinando. Oh, puntina! Stai attenta! La squadra di Puntina, le ciliegie soffici, vincono la sfida. Quindi un membro dei Chicchi Morbidi lascerà il gioco. Fra poco scopriremo chi sarà il primo eliminato. Possiamo tornare adesso?
Puntina. Ecco la tua ricompensa. Un gettone della vittoria. E che cosa sarebbe? Nella sfida precedente tu hai tagliato il traguardo per primo. Questo vuol dire che hai gareggiato meglio rispetto agli altri concorrenti. Ecco perché hai vinto il gettone. Se pensi che verrai eliminato, puoi usare il gettone per dimezzare i tuoi voti. Ecco qui il tuo gettone. Ora è il momento di torte o morte. Ma prima dobbiamo riprendere fiammifero, palla da tennis, palla da golf, gucciago, spongi, rocchi, fuoco, legno e fiore. Bene. Cominciamo. Ok, chicchi morbidi. Avete perso l'ultima sfida, perciò farete torte o morte. Seduti. Qui ci sono 9 fette di torta. Se riceverete una fetta di torta, resterete in gioco per la competizione. Invece chi resterà senza torta verrà eliminato e verrà catapultato nella SDP. Bene, vediamo quanti voti abbiamo ricevuto. 7 voti. Ora è il momento di consegnare le fette. Foglia, tu non hai ricevuto voti. Ecco la tua fetta. Ago, anche tu sei senza voti. Lo stesso vale per Ghiaccio, Rocky, Goccia e Moneta. Ah, forse dovrei diminuire la potenza di lancio delle fette di torta. Palla di neve, anche tu sei salvo. Palla da tennis, non hai fatto niente di male, ma purtroppo hai un voto. Sei stato votato da un tizio che fa di nome Sam. Se tu mi cacci dal gioco, io ti distruggo con il mio distruggicasse! Oh beh, peggio per me. Perché palla da golf è salva con 2 voti. E tu, Fiore, sei eliminata con 4 voti. Terrorizzata l'idea di essere scoppiata di nuovo, ma adesso mi sento meglio e non verrò mai più scoppiata. Wow, ora le mie possibilità di vittoria sono salite dal 5% al 5,63%. Wow, Pigi, sono impressionato. Senza le braccia e senza l'aiuto della calcolatrice. Cosa ti fa pensare che io possa utilizzare una calcolatrice?